ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Scusate se sto registrando dallo smartphone, ma non ho sbatta di collegare la videocamera e quant'altro. Intanto voglio dire che sono andato al Games Week e farò a brevissimo un video che vi descriverò velocemente la mia gita al Games Week, che sì, mi è piaciuta, ma niente di particolare. Oggi vi presento una cassa veramente magnifica. È una cassa della UMI, vedete? Della UMI. Con due barrone giganti gommate sia sopra che sotto. Dietro abbiamo il tastino per accenderla e spegnerla, la porta AUX per, chiaramente con il cavetto da 3,5 mm che è presente nella confezione, l'USB, anzi la porta micro USB per la ricarica, che anch'esso il cavetto USB è all'interno della confezione. Sopra abbiamo la possibilità dell'NFC, Bluetooth, e abbiamo la possibilità anche di skippare le canzoni, mettere in pausa, alzare il volume e quant'altro. Dopo vi farò sentire come suona questa cassa, ma la cosa bella che mi è piaciuta di questa cassona gigante, che poi non è neanche tanto gigante ma non è neanche tanto piccola, sta in una mano, è abbastanza anche portatile, la cosa che mi è piaciuta da morire sono stati i bassi e l'autonomia, che è veramente veramente molto 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 buona. Vi lascio al test che ho fatto per darvi una piccola idea di cosa è in grado di fare e suonare questa cassa UMI, che trovate tra l'altro il link in descrizione per l'acquisto diretto su Amazon. Il prezzo, diciamo che si aggira intorno ai 35 euro, quindi 35-40 euro, quindi direi che non è assolutamente niente male. Vai col test. It's unbelievable. When I was a kid, I saved up all my dough. So good.